Buongiorno a tutti voi bellissime donzelle di qualsiasi età e benvenuti in un nuovo appuntamento con 4 chiacchiere col tacco più spesa. Oggi è 1º luglio, giusto Luisa? Sì, ormai Luisa è andata per i dolci prati verdi. Niente, è oggi una bella giornata. Stamattina si batteva i denti un pochettino, poi non so, adesso c'è un po' caldo, ventilato, sta bene. Tutta la settimana più o meno è stata così, verso sera, sempre incerto. Comunque, ho passato un bel secondo turno perché, a parte che come si dice, che non c'era tanto caldo al pomeriggio, cioè c'era caldo ma non come le altre settimane scorse. Poi mi hanno messo una macchina più piccola, quindi mi sono riposato questa settimana. Non facevo cose da chili ma da etti, quindi insomma venivo a casa abbastanza riposato. Quando uno è abituato a fare cose grosse la cosa cambia, insomma. Allora, come sempre vi ringrazio per i vostri like, i vostri, come si dice, messaggi che mi scrivete sotto nel video, e quindi continuate così, mi fa piacere. Ormai ho il mio piccolo, come si dice, il mio piccolo gruppo di fans che mi segue e ne sono felice quando dicono: oh, la mattina, domenica mattina, vedo l'ora di vedere il tuo video. Non sarà vero, ma sono contento, dai, fa un po' piacere queste cose qua. E niente, allora domenica cosa ho fatto di bello? Siamo andati a fare un giro sul lago di Iseo, però verso la parte bergamasca, non so se era Sarnico, non mi ricordo più, Palatico, Sarnico. Ho fatto un giretto, ma c'era un sole che batteva come un matto, e ho deciso di andare. Siamo passati 2 centri commerciali. Però uno di cui uno piccolino, ormai non accendo neanche più l'aria condizionata per risparmiare, quindi la storia è andata ai centri commerciali a rinfrescarvi, non vale più perché non le accendono più, anzi c'è caldo dentro. E poi siamo andati a quello delle Porte Franche, abbiamo fatto un bel giretto, abbiamo preso gelato, insomma solite cose che si fanno insieme, insomma. E niente, domenica abbiamo passata così, insomma, perché avevamo deciso che forse domani andremo a fare un giro un po' più lontano, ma che all'ultimo minuto non è che si possa pretendere di fare le cose. E come vedrete dagli orologi, sto facendo il video tardi perché c'è stata una piccola emergenza. Praticamente un signore che ci chiama ogni una volta, due all'anno, ci hanno mandato, faceva il piacere e il favore di pulire un appartamento che devono arrivare dei nuovi affittuari. Allora io e Luisa siamo partiti stamattina presto e siamo arrivati a casa alle 11, perché fare le pulizie, quelle belle fondo, grosso, sono grosse, sono ben pesanti, perché diciamo che la casa era un po' chiusa da mesi, quindi era un po' faticoso. Ecco, comunque abbiamo finito. E dopodiché sono fatto il gas, sono andato a fare la spesa, insomma, ecco tutto qua, più o meno la giornata. Vediamo cosa fare di bello domani e soprattutto venerdì la nostra povera macchinina, Hello Kitty, cominciava a dare dei problemi. Allora abbiamo deciso di portarla al padre di Luisa, che è un meccanico, e ce l'ha proprio in un batter d'occhio, ce l'ha sistemata proprio bene. Adesso sembra addirittura un'altra macchina come andava. D'altronde dovevamo fare il tagliando, dovevamo aspettare che prima delle ferie, ma avevo paura di restare a piedi, ho detto è meglio farlo perché ormai la macchina ha una marea di chilometri e quindi è meglio farlo piuttosto che capo ti costa del carro attrezzi. E tutto qua, insomma, non ho particolarità altre da dire, insomma. Basta, stiamo aspettando ancora la nostra macchina che arrivi, il bimbi. Quando verrà, Luisa farà un bel video recensione perché è una bella cosa. Adesso io non so più che altro, però da come ho visto io la presentazione sono stato sbalordito, insomma, non credevo neanche, prima perché il prezzo è alto e dopo ho detto beh,
invece è una bella macchina. Ok, cosa posso dire di bello? Che sono andato a fare la spesa il MD, purtroppo ho pianto amare lacrime perché sono finiti i Smile Calamita e gli ho mandato, ho detto sono già finiti, però la raccolta doveva essere anche la prossima settimana, credo. Hanno tirato via tutto quanto, si vede che ormai... non so, strano, comunque sono rimasti senza, ha fatto successo e boh. Ok, insomma, adesso andiamo avanti, sennò non so cosa dire altro, insomma. Anche perché la signora si è buttata nel divano lì che Io fa. sto facendo potenziale shopping. Sì, stai facendo. No, tu sei come i padroni che dicono non dormono, ma stanno meditando, vero? No, io sto Stai. guardando le foto del negozio della mamma di Ah, Claire. stai guardando per spendere? Certo. Ah, quindi adesso con la cosa che ti sei fatta, anche lo sconto adesso? Sì, se mi arrivano i dati, sì. Sì, ti arrivano i dati, sì, si è fatta, cos'è la La tessera ASI. tessera ASI, vero? Quella che ti dà il 10% di sconto sui negozi, sulle fiere, che cose lì, insomma. Insomma, è una bella cosa, tanto per spendere, ah, Luisa, vero, sempre, vero? Sì, ma siccome che volevo raggiungere le spese di spedizione gratis, sto guardando se c'è qualcosa che mi piace. Ieri ho provato con dei Team Unicorno, ma erano già finiti. Quindi devi, per arrivare quanti soldi devi spendere una mappa, non vuole spendere. Cioè, spese di spedizione, quindi si ottimizza il Ho tutto. capito, ma quante sono le spese di spedizione? 100 euro. 100! Spese di spedizione 100 euro? Con... Le spese costano 100 euro? No, Ah! no, cioè se costa 100 euro ci costa di meno andare a Torino a prenderlo. Ah, vogliono arrivare a 100 euro per fare 100, Non ma svenire, eh? Oddio, abbiamo una morte in diretta. 100 euro devi spendere. Ho preso tutti gli Oxide. Come tutti. Ah, è arrivato Babbo. È arrivato posta aerea. Finalmente hai fatto un lancio Hai decente. visto? È arrivato. Perché papà è sotto shock, te l'ho detto, ho preso gli Oxide. 100 euro. No, non li hai ancora raggiunti 100 euro. Ragazzi, adottatemi, fatemi un favore per piacere. Questa qua spende come l'ira di Dio. Ma io ho degli amici che mi fanno compagnia. Vabbè, sì, te e quell'altro vi leggo insieme, vi butto in canale. Ne saremo Che non insieme. so se avete visto il video che ho messo nel profilo di Luisa, quello del Polesine. Bellissimo, là è pieno di acqua di canali, là non vi trova più nessuno se vi Perché butto vi esercitate dentro. in un centro commerciale insieme? No, perché ci avete fatto i danni, Uffa, siete razzisti! no, vi fa fatto i danni e soprattutto sono contenti i negozianti, ma la carta di credito suda. Va bene, insomma, però non ci Sì, vabbè, non divertiremo. mandarmi in diretta 100 euro di spese, dopo a spararsi. Non li avrei ancora spesi 100 Spero euro. per te, ecco. E a me farò i 100, li devo raggiungere, se no non ce la faccio. Fai insieme a un'altra persona? Se qualcuno li fa insieme a me, ma non è che mi manca tantissimo, eh. Va bene, siamo per piangiamo in nascosto che è partito di là, stavolta hai sbagliato di mira, povera bestia. Vabbè, andiamo avanti con la spesa, va. Questi sono shock che ti restano offesi per tutta la vita, veramente. No, non ho parole, ragazzi, vabbè. E lo fa perché è la sua passione, spero, manco male, va. Allora, ho preso il VC Jet DG scrostante, viene 1,09 euro, eccolo qua, che ero rimasto senza. Dopo. Io voglio gli unicorni. I carni. Sai che fine faccio col bello? Sì, bambino, posso neanche dirlo, guarda. Perché? Tratti così? Intanto, come devi essere trattata? Mi pare dare mio figlio. No, e ti levo la carta di credito, te la faccio tagliare. Veramente pago con bonifico. No, è quello che è. Ti faccio Vaffanculo. avere le coordinate. Ora, il detersivo pavimento della DAT 5, che è 1,5 litro, viene in euro 19. Sì, pronto, pronto, dovrei prontare io. Oh. La,
Ecco, latte ne ho presi 3, latte 0,65 65 centesimi, parzialmente scremato. Andato in tilt. Sì, sono andato in tilt. Ti ho detto che ti dovevo dare una mano. Sì. Dici che non ti aggiorno su quello che Ma faccio. io non mi aggiornavo su quella spesa lì. Io Tono. te le dico le cose, se dopo te non ti ricordi non è colpa Sì, mia. vabbè, siamo perdere. No, questo non me l'avevi detta che ci Le vogliono 12, 100. sai, te l'ho detto A lunedì. 12 addirittura. Ormai 12 tutti i colori dolci. prendi il 61 sono hai No, tutti. quelli sono i distress ink, sto prendendo gli oxide. Vabbè. Per tre dai che crisi. Tono 1,19 1,19 Oddio, tre che scatolette. bello. 104 grammi Ho all'una. capito! Hai fatto la fine di Edward quando ho scoperto che bella era incinta. Ah sì, che Veniva era. terrorizzato. Ah sì, traumatizzato, un vampiro traumatizzato. E dice lattughino 1,19 1,19 ok, 125 grammi. E piselli 0,55 centesimi, mi sembra sì. Della. Aspetta, I aspetta, ho piselli un'idea, fini. aspetta, ho un'idea geniale. Siccome che va di moda, ok, chiedere i soldi ai propri fan perché devi mantenerti col canale YouTube, provaci. Ah, che ci Magari. fanno la bolletta 1 euro La bolletta sì, perché ovviamente i VIP non si devono far Senti, mantenere voglio dire, dai vado VIP. via e dopo non mi fermo lì perché sennò faccio i bambini va. Mais. Che viene 0,59 centesimi perché questa cosa qua la facciamo in insalata di riso che è buona adesso mi hai fatto perdere dove è arrivato i succhi questi erano in offerta invece 1,39 euro ho pagato 0,79 sono 2 litri erano in offerta sono buoni alla mela, all'arancia, mela verde e poi ho preso le mozzarelle 4 mozzarella a 2 euro, 1,99 euro, 125 grammi all'una. Ok, poi 10 uova della Cabianca, ecco qua, vengono 1,09 euro. Là. Quindi sto leggendo perché non è che mi ricordo anche i prezzi, se no. E olive nere viene 1,09 euro, ho preso sempre perché metto nel riso freddo e soprattutto mettendo qui, come si chiamano, che ho preso l'altra volta i cetrioli dentro tagliati a fine nel riso e viene una cannonata, proprio cambia il gusto. E dopo ho preso il burro, 1,49 euro. Sta sorridendo perché ho lasciato il sole, bene. Il cremosino che era in offerta, stavolta era in offerta, 2,29, quello da 3 etti mi sembra. Sembra 3 etti, era. Sì, 300 grammi. Poi cipolline, questo qua, quelle, come si chiamano? Cipolline, quelle. Piccole, quelle in aceto 0,89 ho preso 8 yogurt alla banana della sempre Cabianca 22 centesimi succhi di limone li prendo sono 49 centesimi ho presi mi sembra due perché sia nel pesce che nell'acqua così ti fa passare la sete perché a volte bere i succhi ti fa solo venire su sete pomodori in offerta 99 centesimi al chilo ok stanno bruciando tutto col sole salame ho preso quello Milano viene 1,19 euro per il panino da Luisa sono 120 grammi gorgo 1,99 euro dolce vedete e poi la grana per grattugiare questo viene sui 7,99 euro al chilo e costa venuto 2,96 ok poi i carciofini 1,35 euro ok e
E ho preso, le ho già messe via, delle rossette soffiate, ne ho prese 30 per 35 centesimi all'una. Ecco, il video finisce qua, perché sono ancora sotto shock. Adesso se per una settimana non vedete più Luisa, preoccupatevi, perché forse l'ho fatta fuori. Abbiamo un bel frigo, freezer grande, ci sta, ci sta. E basta, quindi chiudo qui. E cosa posso dirvi? Che si avvicinano le ferie, sono riuscito a far strappare un'altra settimana ai miei datori di lavoro, quindi stavolta vado con le mie solite 3 settimane, quindi sono felice e basta. Quindi Quindi facciamo un giro a Torino. no, a proposito di Torino, se ciapo perché parlo anche in dialetto, perché Megavi, ti e quel matto là che sta a distante, che per fortuna sta a distante. La prossima volta che ti dice, wow, se vuoi che sono qua a Torino, ti vado a prendere roba da mamma e tre, col cavolo che gli rispondo io qualcosa. No, che venga a dire che non voglio vedere le cose, dopo pensa a me, dopo dice che le compro lo stesso. Ciao carissimo, dai, ti faccio tanti auguri, dai, che sei bravissimo, brava persona, dai. Ok, allora chiudo qui, iscrivetevi, commentate e niente, mettete i like, condividete e a frappè. Ciao a tutti e statemi bene.